fuori onda. E apriamo questo servizio di Weekend Tintoni all'interno del Gatto Blu questa sera, una serata dedicata alla follia, a un elogio vero e proprio da due grandi imprenditori, Roberto Elisei, Luca Paolo Rossi. Quindi le premesse ci sono tutte, mettetevi comodi che cominciamo a girare nella follia. Gira! Un elogio della follia. Luca Paolo Rossi. Noi non siamo folli. Roberto Elisei. Non siamo folli. Nessuno di due, vero? Lo siamo assolutamente, non Luca. Dire, non sbagliare. Roberto, direttore generale Cesare Paciotti. Questa serata è stata concepita da me in una serata che stavo un po' strambolico, direi. Diciamo strambolico. Mi sono letto il libro di Erasmo da Rotterdam, scritto nel 1509, e credo che quello che rappresenta quel libro, con la follia che parla in prima persona, è qualcosa di straordinario. Luca fa della follia la sua vita, ma concretizza. Luca è quello che rappresenta quello che io vorrei della follia, essere folli e andare avanti e percorrere la strada da della perfezione. Ognuno di noi è un artista a modo suo, ma lui è amante della vita, perché lui ha capito che la vita è bella, ma la bella vita è meglio. Ecco. E bisogna, guarda, vi dico una cosa, ragazzi che fate le scuole, emozionatevi, perché se non vi emozionate non apprendete. Sandro, lui è quello che lavora, io penso, lui lavora, e anche lui è un pensatore, però questa persona qui è insostituibile per me, io senza lui non farei niente. A prescindere che diciamo che siamo un ottimo connubio, detto ciò, Roberto in primis è un carissimo amico, dopodiché è un intellettuale acculturato, cioè però è da capire un po' il senso della cosa. Perché... esagerare adesso, no, Sandro. Assolutamente, no, è assolutamente vero. E più che altro è uno che riesce ad imprimere le idee e le trasforma in realtà. Anche con il mio aiuto, perché un po' di immodestia concedimela. Ma parliamo della storia, insomma, Eugenio è veramente è presente quando, ed è veramente la pietra miliare. Quando ho preso l'Odissea mi dicevano tutti che ero matto, ecco. Ma era vero che ero matto. È un elogio alla follia puro. Anche questo è un modo di essere folli, capito? No, perché, però io ci credevo talmente tanto che ero sicuro di averlo proprio in mano il successo, no? Vai, Ilaria. Un bel trio, diciamo. Siete sempre così folli. Guarda che la follia è uno stile, non è uno stile di vita, è qualcosa che ti appartiene, capisci? Io, dai tuoi occhi non sono molto meno folli dei miei, ricordati. La follia vista dalla parte buona della follia, perché c'è la follia pericolosa, noi non lo siamo affatto. La follia è intesa come voglia di vivere, di divertirsi. Io spero di morire come mi vedi adesso. Io lavoro e mi diverto, sto qui e mi diverto, vedo Luca e mi diverto. Io credo che questi loro possano testimoniare che non c'è stata una volta, e è reciproca la cosa, che insieme non abbiamo sorriso. È il brindare alla vita ogni volta che ci incontriamo, perché noi durante la settimana tutti lavoriamo, lavoriamo per tutti quanti, per portare da mangiare a casa, lui si impegna, Eugenio si impegna, siamo tutti impegnati a 360 gradi, tutti, noi ci diamo da fare, ma ogni volta che ci incontriamo è un sorriso pieno, è vero. Siate folli mantenendo un aspetto normale. E si conclude qui questo elogio alla follia con Luca Paolo Rossi e Roberto Elisei al Gatto Blu. Noi continuiamo a girare, mi raccomando, siate folli, almeno ci divertiamo.